Stardust presenta Tastimondo! Opera della strega. Ci scommetto. Si diverte con queste cose. È talmente stravagante. Io stravagante? Beh, forse è vero, ma posso permettermi. Sono o non sono la strega più potente di tutti i mari. Nessuno può resistermi. Nessuno può sfidarmi. Agitati, mare! Scatenatevi, onde! Sono in salvo, finalmente. A domani, Marina! Buonanotte, Fritz! Buonanotte! Salve, sorelline! Marina! Marina, perché sei ritornata a casa così tardi? Noi eravamo in pensiero per te. Perché mai? Sapevate che ero con Fritz. Devi smetterla di giocare tutto il giorno con quel delfino. Sei grande ormai. Se la nonna viene a saperlo, non ti darà mai il fiore con la perla. Oh. No, no, ci tengo così tanto ad averlo. Per favore, sorelline, non dite niente alla nonna. Vi prego, promettetelo. Marina! Sì, sono qui, nonna. Venite subito qui tutte quante, vi voglio salutare. Oh. Eccoci, eccoci, veniamo subito. Buonasera, cara nonna. Buonasera, papà. Nessuno deve uscire questa notte, c'è una brutta tempesta. Andate subito a letto. Sì, papà, buonanotte. Dormi bene. Buonanotte, nonna. Buonanotte. Il mattino successivo, la tempesta si era placata e splendeva il sole. Dove state andando? In superficie! Allora vengo anch'io. No, fermati! Marina, tu sei ancora troppo piccola. Ma io so nuotare bene quanto loro. Tu devi compiere 15 anni prima di poter andare in superficie. Lassù è pericoloso, è pieno di scogli. E ci sono dei cani sulla spiaggia. Quando gli umani ci vedono, ci tirano dei sassi. Ma come sarebbe? Mi avete sempre raccontato che lassù è bellissimo. Ciao, nonna, più tardi! Ciao, nonna! Oh, Marina! Sono qui, nonna. Devi avere pazienza, cara. Crescerai anche troppo in fretta. Vorrei tanto poter andare lassù in superficie Marina! Con loro. Marina! Perché sei così triste? Vieni, una sorpresa per te! Una sorpresa? Eccola qua! La tempesta di ieri l'ha fatta affondare.
Cosa credi che sia questo, Fritz? Una corona, forse? Marina è diventata una reginetta! Cos'è? Pensavo che fosse un flauto, però non suona. Vieni, continuiamo l'esplorazione. Guarda. Sembra un uomo di pietra. Com'è bello. Non c'è nessuno qui nell'oceano bello come lui. I ragazzi umani sono stupendi. Ehi, ma che dici? Io non sono bello secondo te. E poi sei una sirena, ricordati. Che ti prende, Marina? Ti sei incantata. Io voglio vedere com'è la superficie. Deve essere molto, molto più bello di come dicono le mie sorelle, se sono tutti come lui. Allora ti accompagno. Non posso andarci se non ho la mia perla. Senti, ho un'idea. Veramente? Certo, Marina, basterà uscire dal castello a mezzanotte quando tutti dormono, così nessuno si accorgerà. Chi è che mi fa il solletico? Perché mi hai svegliato, Fritz? Ti domando scusa, Duke. Principessa Marina, cosa ci fai fuori dal castello a quest'ora? Devo chiederti un favore. Sì, dimmi. Che cosa? Scappare? Oh no, non contare sul mio aiuto. Duke! Ah, è stata un'idea di Fritz, ci scommetterei. Ti prego, Duke, io sono così curiosa di vedere la terraferma. È ancora troppo giovane. Ma l'accompagnerei io in superficie. A bell'aiuto. Duke, se non ci porti tu in superficie, noi ci andremo lo stesso e sarà molto più pericoloso. E se succederà qualcosa di male alla principessina, sarà colpa tua. E va bene, avete vinto. Principessa Marina, entra nella mia bocca. Io, Duke, che fai, granchio? Dormi invece di fare la guardia? Oh, perdonami, ti prego. Va bene, ma stai sveglio. Yuhuu! Tra poco saremo in superficie! Che cosa? Questa è la prima immersione anche per te? Certo, tu hai 5 anni meno della principessa, se ben ricordo. Invece ti sbagli, non ho 5 anni di meno, ma solamente 3. Beh, non cambia molto. Principessina Marina, siamo quasi in superficie. Ora puoi uscire. Opla! Grazie tante, Duke. Ehi, ma quei due che c'entrano? Come vi siete permessi, clandestini? Scusa, Duke. Mi hanno promesso che non diranno a nessuno chi è stato a portarmi in superficie. Non so se possiamo fidarci di loro. Saremo muti come pesci, come pesci. Fritz, ora tu devi prenderti cura di Marina e riportarla a casa sana e salva al più presto. Tu vai via. Non vorrei incontrare qualche baleniera. Fate molta attenzione, mi raccomando. Su, andiamo, Fritz. Secondo te cos'è quella grossa bianca lassù, Marina? Quella è la luna, Fritz. La nonna è stata qui fuori tante volte e me l'ha descritta. Sembra che sia soltanto un po' più piccola del sole. Oh, davvero? Allora il sole è il re che regna durante il giorno, mentre la luna è la regina della notte. È bellissimo quassù. E com'è piacevole sentire questa brezza fra i capelli. Io non sento un bel niente. Con il buio che c'è non capisco come fai a vedere qualcosa. È molto meno buio che dentro la bocca di Duke. E non senti che buon profumo di terra? Beh, già che ci siamo, cerchiamo di divertirci, no? È un'occasione che non si ripeterà, questa.
cosa succede? Che meraviglia! Oh? Guarda che grossa nave! Io voglio vederla meglio! Forza, andiamo più vicini, vieni! Aspettami! Esattamente uguale a quel ragazzo di pietra. E hai sentito? È un principe. Oh, guarda laggiù. Cosa, vostra maestà? C'è una seduta su quell'iceberg, la vedi? No, maestà. Temo che nel festeggiare il vostro compleanno abbiate esagerato con le bevande, maestà. Sono in pericolo. Fritz, dobbiamo fare qualcosa per aiutarli. Con questa tempesta, anche noi siamo in grave pericolo, non solo loro. Che il principe muoia. Marina! Pensa a te stessa! Devo salvarmi! Cielo, siete viva! Maestà!
Non morite, vi prego. Rispondetemi, maestà. Rispondetemi. Non voglio che voi moriate. Rispondete, maestà. Voi non dovete morire. Come sono felice, è ancora vivo. Vostra maestà, pur di riuscire a salvare la vostra vita, io sarei disposta a rinunciare alla mia. Maestà, maestà. Siete vivo. Marina, è solamente merito tuo. Se il principe è ancora vivo, saresti dovuta rimanere vicino a lui e dirglielo. Dimentichi che lui è un umano, Fritz. Come pensi che avrebbe reagito vedendo la mia coda di pesce? La principessa Marina è scomparsa. Dobbiamo ritrovarla. Che tutti si mettano immediatamente alla sua ricerca. Trovate anche Fritz, il delfino. Conducetelo immediatamente alla mia presenza. Sì, signore! Senti, Marina, perché non andiamo a dare un'altra occhiata a quella nave affondata che abbiamo esplorato ieri? Ti va? No, Fritz, non ora. Devo tornare a casa e non dire niente a nessuno del principe. Fritz, sei in arresto! Lasciatelo stare, lui non ha fatto niente. È stata tutta colpa mia. Questo lo deciderà vostro padre. Mi hai fatto stare molto in pensiero. Anche se noi possiamo vivere molto a lungo, non siamo immuni dagli incidenti, come è capitato a tua madre, uccisa da un... Ti chiedo scusa. Non nuotare sola con Fritz. Tua nonna ora deciderà come punirti. Poiché non è accaduto nulla, io preferisco non infliggere punizioni. Però, essendo stata informata da Fritz che Marina ha salvato un umano che stava per annegare a causa della tempesta, ritengo che ormai lei si possa considerare un'adulta. Pertanto propongo di concederle la maggiore età a una grande festa da tenersi domani. Davvero, nonna? Bene, se questa è la tua decisione, domani Marina sarà dichiarata maggiorenne. Non sai quanto sono felice. Ti ringrazio tanto, papà. La madre si è dimostrata ancora molto saggia. Sì, molto saggia e molto buona. Questo fiore e questa sono il simbolo della tua maggiore età. Spero che tu diventerai una brava sirena, della quale io possa essere orgoglioso. Sì, ci proverò, papà. È ora che la festa cominci. E invito Marina, oggi maggiorenne, a deliziarci con la sua bellissima voce. Thank you.
perché perdi tempo con quell'uomo di pietra? Ho buone notizie per te. E cioè? Noi abbiamo trovato il tuo principe. Siamo riusciti a scoprire che il principe vive in un bellissimo palazzo sul Fiordo Grande. Sul Fiordo Grande? Sei innamorata di lui, non è vero? Guarda, è diventata tutta rossa. Chiudete la bocca e andatevene via. Ciao, principessa. Ciao, Marina. Io ci voglio andare. Al palazzo del principe? Però come faccio a presentarmi a lui con questa coda di pesce? Beh, puoi accontentarti di guardarlo dal mare. Ho trovato. Andrò a chiedere aiuto alla strega. Alla strega! È una strega molto potente. Riuscirà a trasformarmi in una ragazza umana. Tu vuoi diventare umana? Questa è l'unica cosa che posso fare. Marina, sei pazza! C'è una terribile foresta da attraversare per arrivare nel suo antro. Ti prego, Marina, è molto pericoloso. Potresti morire. Ho deciso. Andrò dalla strega. No! Oh, Marina! Oh, e ora? Come farò a fermarla? Ferma! Torna indietro! Non puoi impedirmi di andare. Non posso. Andrò a dirlo a tuo padre. Sono sicura che ce la faremo. Faremo? Cosa? Nessuna intenzione di accompagnarti. Allora fammi passare. Marina! Oh no, Marina. Grazie.
andiamo. Dobbiamo proprio, Marina. Ecco, sei arrivata. Ma sei sicura di voler entrare? Sì. Vengo anch'io, allora. No, resta qui. Non voglio che metti in pericolo la tua vita. No, no, no. Mi sono e voglio venirci anch'io. Shh, zitto. Vuoi che la strega si arrabbi con noi? Cosa succede adesso? Bella signorina, ti stavo aspettando. Mi stava aspettando. Che mi ha colpito. Perché sei sorpresa? Non conosci forse i miei poteri? Sapevo benissimo che mi saresti venuta a cercare. Beh, io veramente volevo chiederle. Balbetti come una stupida perché sei innamorata. Comunque sei venuta da me per chiedermi di trasformare coda di sirena in gambe umane, non è vero? Sì, vorrei andare sulla terraferma. Esaudirò il tuo desiderio, ma ci sono delle condizioni. Condizioni? Per prima cosa, una volta che sarai diventata umana, tu non potrai più tornare ad essere una sirena. Sì. E questo significa che non potrai più tornare al castello di tuo padre e che non rivedrai mai più nessun membro della tua famiglia. Sì. Inoltre dovrai riuscire a far sì che il principe ricambi il tuo amore, perché nel caso in cui lui dovesse sposare un'altra donna, all'alba del giorno dopo la tua vita avrà termine, il tuo cuore si spezzerà e il tuo corpo si dissolverà in bolle di sapone. E c'è un'altra condizione. Rinuncerai alla tua voce e la cederai a me, così io avrò la più bella voce di tutti i mari. Che cosa? Beh, se ora accetti le mie condizioni, trasformerò la tua coda di sirena in gambe umane. Senza voce come farò a parlare con il principe e a farle innamorare? Hai dei begli occhioni, dovranno bastarti per affascinarlo. Cosa? Tu sei molto graziosa, Marina, e se accetti avrai anche delle bellissime gambe. Dovrai provare a danzare per il tuo principe fino ad incantarlo e farlo innamorare di te, anche se questo potrebbe procurarti degli atroci dolori alle tue nuove estremità. Allora, temi di sentire troppo la mancanza della tua famiglia? O hai paura di trasformarti in bolle di sapone? Sì, ho paura, ma accetto ugualmente. Voglio essere umana. Prima dell'alba dovrai bere questa pozione. Marina! Perché hai accettato? Davori, devo fermare questo incantesimo! Marina! Marina! Ho sentito tutto, davvero hai già perso la tua bellissima voce? Marina, perché lo hai fatto? È terribile. Non potrò mai più sentirti cantare per me. Perché? Adesso Marina non potrà mai più cantare. Mai più! Marina! Addio, papà. Addio, nonna. Addio, mie care sorelle. Prima che sorga l'alba, dovrò essere al fiordo grande. Addio, Fritz. Marina, io non ti voglio lasciare. No, io non farò più parte di questo mondo. Dobbiamo salutarci per sempre. Marina! 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 Marina!
Ehi, stai bene? Rispondimi. Come ti senti? Non aver paura. Ora sei salva. Ce la fai a camminare? Prova, coraggio. Venite ad aiutarmi! Jenny, che vuoi fare? Oh. Una ragazza nuda! Non ti muovere tu, ci penso io! Ecco! Mi chiedo come sia arrivata qui. Così va meglio. Gli abiti del principe ti stanno a pennello. Hai le gambe così lunghe. Oh, che bella perla! Non ne ho mai viste di così grosse. Che bella! Chi sei, la principessa di lontana? Lo sai, neppure la madre del principe, la nostra regina, possiede una perla così bella. Che cosa vuoi regalargliela? No, 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 tienila. Tu non sai parlare la nostra lingua oppure sei muta. Però non sembra... Non sembra che le manchi qualche... È così generosa e così elegante che deve essere la principessa di qualche regno lontano, anche se continua a non dire una parola. O forse è stata rapita da piccola dai pirati. Povera ragazza! Vestita così, potresti essere mio fratello. Come sei arrivata su questa spiaggia? Non lo sai, ho capito, ma almeno puoi dirmi il tuo nome? Certo, sei muta, è vero. Vieni. Non puoi parlare, ma almeno spero che tu possa scrivere. Lo sai, ho come l'impressione di averti già vista. Il tuo volto non mi è nuovo. Che stranezza. Che c'è? Che cosa vorresti dire? Un mese più tardi. La musica di quell'arpa mi ricorda il mare. Sei molto brava. Mi sembra di sentire il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli e il mormorio della risacca. Forse perché anche tu sei arrivata dal mare. Ti posso chiamare Marina? Hai visto, Marina? Anche questo uccellino si è accorto di quanto tu sia dolce e gentile. Guarda un delfino! Delfino! Di questo! Quasi... C'è un delfino! Marina, dove vai? Andate via, forza! Marina! Fritz, amico mio,
Hai rischiato la vita per vedermi. Come stai, Marina? Sei felice? Senti, se avessi bisogno di riflettere la luna sulla tua perla, io arriverò subito. Ciao, Marina! Fritz! Fritz! Oh, Fritz! Ancora ti ricordi di me? Marina! Anche i delfini ti amano. Come tutti, del resto, tu sei così bella. Vieni. Preparati, andremo a fare una cavalcata insieme. Marina, facciamo a gara chi arriva primo al lago, va bene? Pronta? Via! Sei brava, non abbastanza. Hop! Ci rivediamo giù al lago, Marina. Dov'è Marina? Via! Ucciderò uno per uno. Accidenti, è lei che doveva morire, mia. Questa volta mi è andata male, ma la prossima non fallirò, mia! Forza! Forza! Al galoppo! Vai! Mi ama? Non mi ama. Mi ama? Non mi ama. Mi ama. Allora, che cosa succede? Mi ha mandato vostro padre, maestà, e mi ha ordinato di riferirvi che desidero che vi sposiate al più presto. Che cosa? Come vostra sposa ha scelto una principessa svedese. Una principessa svedese? Si tratta di una giovane di grande intelligenza e di rara bellezza. Chiunque sia, io rifiuto di sposarla. Cosa dite, principe? È un ordine di sua maestà, non potete rifiutarvi di eseguirlo. Dovete piena obbedienza al re, anche se siete suo figlio. Così non c'è motivo di essere triste, Marina. Il principe è innamorato di te. Lui non sposerà mai quella principessa. Marina. Mio padre mi ha ordinato di sposarmi.
Però la ragazza che amo è un'altra. L'ho incontrata su una spiaggia bianca. Una volta ero sul punto di annegare. Il mio veliero era affondato a causa di una terribile tempesta. E una ragazza dai lunghi capelli neri mi ha salvato la vita. Dai capelli neri? Non so il suo nome, abita. Perciò ormai ho perso qualsiasi speranza. Non credo che riuscirò a ritrovarla. Marina, se proprio devo sposarmi, voglio sposare te. Quella ragazza non so come è riuscita a stregare il principe, Jemmy. Già. E adesso? Non preoccuparti, riusciremo a fargli sposare la principessa svedese. Ci penserò io a togliere di mezzo quella specie di sardina. Ehi, Jemmy! Che bravo, mi sei venuto a trovare. Sì, ho delle notizie importanti da comunicarvi, mia regina. È successo qualcosa? Sì, il principe non vuole sposare la principessa svedese. Lui ha perso la testa per una ragazza muta, mia. Te è una muta? Sì, bisogna assolutamente fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Devi averlo ammaliato. Beh, noi gli faremo cambiare idea. Cosa hai detto? Mia madre sta male. Sì, e vuole vedervi immediatamente, maestà. Certo. Vieni, Marina. Partiamo no, subito. La ragazza non deve venire. Cosa? Come osi? Perché non dovrebbe venire? Marina è quasi una sorella per me. Oh, certo, è bella, gentile, di animo nobile. Sì. Veliero vi aspetta. Potete imbarcarvi, maestà. Marina, tu saresti disposta a pregare insieme a me affinché mia madre possa rimettersi in salute al più presto possibile? Non sarà necessario. Padre, madre, che significa? La mia leggera indisposizione si è risolta nel migliore dei modi. In questo momento stiamo facendo rotta verso la Svezia. Verso la Svezia? Così potrai conoscere la tua promessa sposa. Mi hai tratto in inganno. Era il solo modo per convincerti ad obbedire. Prendetela! No! Marina! Marina! Se proprio devo sposarmi, Marina, voglio sposare te. Benvenuta alle loro maestà e al tuo promesso sposo. Benvenuta in Svezia, vostre maestà. Ma sei tu? Oh, il naufrago! Sono felice di sposarti. Anch'io. Marina! Marina! Come sono felice! La principessa svedese è la ragazza che mi ha salvato la vita. Noi ci sposeremo presto. Thank you.
sei così triste? Il principe si è sposato con un'altra. Allora significa che ti dissolverà in bolle di sapone come la strega. Non puoi fare qualcosa per fermarla? Dimmi che cosa devo fare. Non voglio che tu muoia, Marina. Non voglio. Non voglio. Non voglio. Non voglio che tu muoia, Marina. Ti prego. Non devi morire, Marina. Marina, vado a cercare aiuto, voglio salvarti. È stato celebrato. E quando sorgerà il sole, il mio cuore smetterà per sempre di battere e si spezzerà. I vostri capelli, cos'è successo? Siamo andate dalla strega e le abbiamo chiesto di aiutarci. Ci ha promesso che avrei salva la vita. Ha voluto i nostri capelli e in cambio ci ha dato un pugnale magico che ti potrà salvare. Fritz, dove sei? Cerca di prenderlo, Marina. Salta, Fritz! Dovrai uccidere il principe con quello. Bagnati i piedi col sangue che sgorgerà dal suo cuore e si trasformeranno in una coda di pesce. Tu sarai di nuovo una sirena! Solo così avrai salva la vita. Pianta quel pugnale nel cuore del principe. Potrai tornare al castello. Papà e nonna ti aspettano. Non farli soffrire. Andiamo! Il sole sta per sorgere. Marina, ritorna nel tuo mondo! Ti aspettiamo!
Non posso. La felicità del principe è anche la mia felicità. Di nuovo parte del mio mondo. È dal mare che sono nata e al mare ritornerò. Mi trasformerò in bolle di sapone, poiché non posso uccidere l'uomo che amo. La sua felicità è molto più importante della mia vita. Non sono riuscita a farlo innamorare di me, ma gli ho donato dei momenti di gioia. E so che anche se il mio corpo si dissolverà in bolle di sapone, la sua memoria conserverà per sempre il ricordo di me. Addio, caro principe. Addio, sorelline. Addio, papà. Addio, nonna. Addio, amico Fritz. Saluta per me tutti gli abitanti del mare. Il mio tempo è giunto al termine. Il corpo di Marina si è dissolto in mille bolle di sapone multicolori. Addio, sirenetta. Addio, principessa Marina. Thank you.
Dalle profondità marine in cui eri nata, sei salita su nel cielo, trasportata in alto dal vento. Ogni volta che un raggio di sole rende iridescente una goccia d'acqua e brilla sul mare, ogni volta che la musica di un'arpa ci ricorda il suono delle onde, la tua bontà e il tuo coraggio rivivono nei nostri cuori, Sirenetta. Stardust presenta Fantastimondo! G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe! Bagnato
I'm one of the lookers which hates all pollutants, what hates on the up and square. I'm lips and I'm bottom and always I'll drop them, but none of them can. Adesso daremo loro un passaggio fino in prigione. Un giorno con una gran fiammata il principe creò tre piccoli mostri. Winkle, Goom e Bo. Un giovane principe e tre mostri magici. Io li ho chiamati i piccoli maghi. Quando al galoppo arriverò, l'urlo di guerra lancerò! Miau! Miau! Ascoltate, abitanti del regno dell'oscurità! Noi attaccheremo la terra! Ma è mostruoso! Uccideremo tutti gli abitanti del mondo e ci impadroniremo nelle loro città! Nessuno potrà impedircelo! Noi saremo i padroni del mondo dove splende il sole! Fra qualche giorno dovrai dimostrare di essere all'altezza dei tuoi compiti. Quali compiti? È molto semplice! Dovrai far vedere se hai il coraggio e la forza necessarie per poter diventare re! Per governare gli orsi dovrai essere più audace di tutti! Ma io non voglio diventare re, sto bene così! Alibaba, Kalana Tamao! Ah. Ecco, salite sul tappeto volante! Come? Attaccheremo dall'alto il castello di Alibaba? Certamente, e non si aspetteranno mai un attacco aereo. Questa è la mappa del favoloso tesoro del comandante Flint! Evviva! È la mappa dell'isola del tesoro, noi potremo impadronirci del tesoro! Evviva! Siamo ricchi! Evviva! Inventiamo qualcosa per non annoiarci? Ah, ci sono! Perché non improvvisiamo una recita di Natale? Beth, vai al pianoforte, suona un motivo strano. Un motivo strano? Proprio così! Ami, ho scritto una scena appositamente per te. Non voglio recitare una parte difficile. Ma non è difficile, guardami! Oh, Rodrigo, Rodrigo! Bene, provvederò al tuo vestito. Ora sei
sei pronta, Cenerentola, ma c'è una cosa che devi promettermi. L'incantesimo svanirà a mezzanotte e per quell'ora tu dovrai essere di ritorno. D'accordo, fatina buona. Prometto di rincasare prima di mezzanotte.